E bentornati a Senza un briciolo di Tesla. Questa volta l'introduzione la faccio io, a differenza della settimana scorsa, dove Andrea mi ha sostituito, devo dire, molto bene. Ho ascoltato molto molto bene, perciò lo introduco io stavolta. C'è Andrea, La ringrazio per naturalmente. le sue parole magnifiche e ciao a tutti. Esatto. Poi c'è Alessandro, Ciao ragazzi. ovviamente, che però ha portato un ospite, che lascio presentare proprio a lui stesso. Vai Cristiano. Ciao, ciao, io mi chiamo Cristiano, buongiorno a tutti. Sono un utente Tesla da circa un anno e oggi racconto la mia esperienza un po' sui generis. Fantastico, quindi avete già capito che il titolo rimane senza un briciolo di Tesla perché io continuo ad essere quello senza Tesla. Direi Non possiamo 100%. licenziarlo, non possiamo licenziarlo, se no casca il Ok. team. No, l'importante è che gli invitati abbiano sempre una Tesla, mi raccomando. Questa è proprio, ok, la regola. Una condizione imprescindibile. Imprescindibile. Va bene, quindi Ale, inoltre, inserisci questo argomento. Ma allora, Cristiano, intanto lo ringrazio perché ha cominciato a darci una mano con i nostri account per renderli un po' più vivi, anche perché erano sostanzialmente fermi, perché io non ho tempo di starci dietro, e quindi ha già cominciato, vedrete insomma abbiamo un account, abbiamo due account, Instagram e Facebook soprattutto. Soprattutto interessante è anche il caso d'uso di Cristiano con la sua Tesla, la sua esperienza, perché è un caso limite, un caso limite completamente diverso dal mio e da quello di Andrea, ma è quello che normalmente si dice: no, tu non puoi comprare una Tesla. E invece, vai, Cristiano. E invece sì, beh, io mi presento, io sono Cristiano, faccio l'amministratore di un'azienda, di una piccola azienda che appartiene a un grosso gruppo che commercializza accessori in plastica e valvole per prodotti spray. Siamo in una nicchia di mercato che però in Italia è molto grande e quindi io mi occupo del seguire la filiale italiana. Questo significa che oltre alla parte amministrativa mi occupo anche della parte commerciale, quindi visite clienti e quant'altro. Io sono sempre stato un utente diesel per forza di cose, perché facendo 40.000 km l'anno su per giù non avevo altre alternative, no? E quindi ho sempre avuto macchine a gasolio. Sono sempre stato però molto attratto dal mondo delle energie alternative, dal mondo della mobilità elettrica e di conseguenza ho cercato di capire se con il mio modo d'uso avere una macchina elettrica fosse fattibile piuttosto che no. E quindi ho iniziato nel 2021, ho noleggiato una Model 3 per un paio di giorni innanzitutto per capire com'era la macchina. Chiaramente è un po' come quando vai a una sfilatino che ti innamori di tutte le top model, no? In questo caso è stato amore a prima vista. Solo che come Sneugle anch'io ero senza un briciolo di Tesla e dovevo attendere che scadesse il leasing. Di conseguenza ho detto ok, va bene, ragioniamoci sopra, calma e sangue freddo, andiamo avanti un attimo e cerchiamo di capire. Nel 2022, l'anno scorso, mi hanno tamponato, avevo una DS7, perciò un SUV medio-grande, mi hanno tamponato, di conseguenza sono rimasto senza macchina per circa un mese, al che ho noleggiato un'altra Model 3 per un mese. In questo modo avrei avuto la possibilità sul campo di testare carica, autonomia, silenziosità, spaziosità, eccetera, eccetera. E così ho fatto. Ho noleggiato la macchina e ho visto che nonostante io facessi 400-500 km continuati, no? Andata e ritorno, io lavoro molto sul nord-est Italia, fate conto che sono di vicino Novara. Perciò mi capita di fare Novara Verona e ritorno sono 410-420 km e notavo che era sostenibile, era fattibile senza neanche perderci la testa, no?
E di conseguenza l'anno scorso, al mese di dicembre, ho fatto un noleggio e ho noleggiato una Tesla Model Y. Giusto per darvi il quadro della situazione completa, poi potete farmi tranquillamente tutte le domande che volete. Mm-hmm. Ho due abbonamenti, il famigerato B-Charge a scalare da 500 e poi ho un abbonamento NLX piccolino di backup. A volte li saturo tutti e due, a volte ne saturo uno e l'altro lo perdo, chiaramente. E uso il supercharger solo ed esclusivamente quando ne ho bisogno. Chiaro che con i chiari di luna che ci sono con B-Charge, appena finirà il mio contratto, cioè a dicembre, allora dovrò capire un attimino come fare. Ma vi dirò di più. Mentre attendevo la Model 3, a giugno del 2021 ho acquistato una Zoe perché mia moglie doveva cambiare la sua Yaris e quella è stata la prima palestra. Poi, avendo il fotovoltaico a casa con l'accumulo, certo, sapete com'è, no? Ecco, questa più o meno è la mia esperienza. Se volete vi posso dare due dati. Ad oggi ho 37.000 chilometri da dicembre di quest'anno, sui 36.948 che oggi consumo medio 173 wattora chilometro. Perciò io sono uno che onestamente non fa gli economy run, non mi interessano gli economy run, autostrada 130, statale 110 dove sulle due corsie, 90 dove è possibile e quant'altro. Questo è un pochino... Certo. La mia esperienza. Mi raccontavi, Cristiano, che hai il fotovoltaico ma lo riservi alla Zoe, di fatto la Model Y non la carichi a casa col fotovoltaico, no. E carichi sempre in giro. Sì, anche perché io sono veramente servito bene, perché a 200 metri ho un outlet con 12 supercharger e quindi io quando ho bisogno vado lì. A 50 metri ho una colonnina NLX, ma giuro, 50 metri ho una colonnina NLX da 22 kW, dall'altro lato ho un'altra da 110 e poi a 2 km ne ho 4 da 350. Capite che con questa comodità dove vai, vai, no? Io, è per okay. quello che dico che sono estremamente fortunato. Parti bene, nel senso che puoi partire sempre carico in qualche maniera, poi però fai 40-45 mila chilometri l'anno. Sì, 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 assolutamente. Ma vi faccio un esempio. Tre settimane fa sono partito una mattina, carico al 98%, avevo un appuntamento a Tavuglia da un mio cliente, mi sono fermato a Modena, sono arrivato a Tavuglia, poi mi sono fermato, fatto quello che dovevo fare, mi sono fermato a Riccione a mangiare. Dopodiché sono ripartito, ho caricato una volta vicino ad Ancona, poi ho fatto il Terminillo perché dovevo andare, no scusatemi, ho fatto il Gran Sasso perché dovevo andare a Sora, che è sotto Frosinone, e sono arrivato a Sora con due ricariche. Mi sono fermato a fare un rabocco a Modena per ragioni fisiologiche. Io mi ricordo che quando Ale dice che alla fine, detta la prostata, detta la vescica, il viaggio è vero. Beh, io quando mi devo fermare per andare in bagno cerco un punto free to x in autostrada, butto sotto, mi mangio il panino, faccio la pipì, bevo un caffè e riprendo. Anche se solo 10 minuti li investo così, mi fermo, certo. Rabocco e riparto. La mattina dopo sono ripartito da Sora, provincia di Frosinone, e alla sera sono rientrato a Novara. Un'ora in più di viaggio rispetto al teorico, ma chi se ne frega? Cioè, alla fine io mi sono fermato tre volte al ritorno perché sono partito abbastanza scarico, sono partito con il 60%, qualcosa del genere, mi sono fermato a Magliano Sabina, poi mi sono fermato a pranzo al supercharger di Arezzo. E poi ho fatto un ultimo rabocco per arrivare a casa di modo che potessi avere la macchina pronta per il giorno dopo a Genova. Quindi
È solo una questione di organizzazione, insomma. Sì. Ecco, quello che da un lato mi manca un pochino dal punto navigatore Tesla è la possibilità magari di vedere i punti free to X che sono in autostrada. Certo. Questo mi manca un po'. Dall'altro lato capisco che Tesla sia un pochino contro ad aggiungere anche questi punti, perché sarebbero veramente un winning factor mica da ridere, no? Cioè, vorrebbe dire che tutte le persone che adesso si fermano ad Arezzo a caricare a supercharger con un free to X 5 km dopo, perché è così, o 6, non si fermerebbero più lì. Perciò questo è un, almeno, questo è un pochino il... Tra l'altro i free to X ci sono nel navigatore Tesla, è che non te li propone come sosta. Devi andare tu. Poi parlavamo settimana scorsa delle API che porteranno un po' di novità e sicuramente sarà un attimo lavorarci in questo senso, però nel database ci sono in effetti. Io sono andato a Padova una decina di giorni fa e ho fatto le soste a free to X segnandole sul tablet. Non, tra l'altro non mi ha preriscaldato la batteria, cosa che pensavo che facesse. Invece non me l'ha fatto, nonostante fossero delle 300 kW. Però sai perché secondo me ancora Tesla, diciamolo così, vive nel passato e vuole farti caricare solo i supercharger. Ovviamente c'è un discorso di economia dietro che a loro conviene che tu veda i supercharger, ma c'è anche un discorso da fare per quanto riguarda la cura del cliente, nel senso che se tu arrivi alla Free to X perché ti ha proposto la macchina di arrivare e per qualche motivo o è occupata e la macchina per qualche motivo non c'è la comunicazione perfetta con l'Enel o quello che è e non te la segnala occupata oppure non funziona quello che è, il cliente, cioè Tesla, il guidatore Tesla, si trova male in quel momento, no? Quindi secondo il mio punto di vista, per in questo momento conviene ancora a Tesla non dartele proattivamente queste soste, perché potrebbe capitare uno spiacevole inconveniente e alla fine è il cliente Tesla che ne risente. E secondo me c'è anche quella motivazione. Secondo me è verissimo. D'accordo. È verissimo, tant'è che io quando ho programmato, diciamo, le soste del viaggio, avevo il piano B. Faccio per esempio, arrivavo da Padova, io mi sono fermato a Modena alla Free to X, non avesse funzionato, avrei avuto il supercharger come piano B. Quindi, perché il supercharger è la coperta di Linus che funziona sempre e esatto. Sei sicuro al 100% che funziona sempre. Comunque, come dice Ale, non è neanche male poi ogni tanto viaggiare a membro di Segugio. Esatto. No, sicuramente, Andre, io valuterei una personalizzazione, ecco, delle colonnine segnalabili da Tesla, diciamo così. Cioè, se io sono un utente avanzato che mi sento sicuro di poter approcciarmi a certe destinazioni, Tesla ti deve mettere il bannerone appena clicchi l'opzione con scritto attenzione. Facendo così, le colonnine mostrate in mappa richiederanno un abbonamento, richiederanno di rischiare la non disponibilità del funzionamento corretto e tutte queste cose qui. Nel momento in cui l'utente accetta, allora si prende anche tutti i pro e i contro, no? Capito? Chiaro, quindi secondo me già quel tocco di personalizzazione in più da parte di Tesla lo comprenderei e secondo me non sarebbe una mossa stupida, perché alla fine, come dice Cristiano, migliora comunque poi l'esperienza dell'utente, perché per esempio l'esperienza di Cristiano verrebbe migliorata. Chiaro. Ed è utente Tesla. L'utente Tesla non è che dice voglio solo andare al Tesla Supercharger perché mi trovo bene. Sì, come dice Ale, è la coperta di Linus, però io voglio caricare. E siccome siamo in Italia e ci sono delle buone alternative, è il caso magari di sfruttarle. Quindi Tesla, secondo me, anche lì non deve lasciarsi soffiare l'opportunità da un'applicazione di terze parti che va aperta e che non so quanto aumenterebbe l'esperienza utente, perché vorrebbe dire uscire dalla navigazione Tesla, integrarla magari con la stessa navigazione di Tesla, quindi magari una serie di elementi che vanno a sovrapporsi e non aiutano a rendere fluida l'esperienza.
Invece ho una domanda per Cristiano, visto che hai presentato la tua figura come un utente che si è lanciato quasi un po' per caso, diciamo, insomma, la situazione l'avevi valutata, però hai fatto questo salto, hai provato prima l'auto, fai tanti chilometri, quindi c'è la paura, quella generale del mondo dell'elettrico, no? Che dice, ma l'autonomia, sì, ma quanto ha giocato un ruolo che ha aiutato questa tua transizione, il fatto di avere una casa tua con accumulo, con pannello solare, anche se poi all'atto pratico ci hai detto che non la utilizzi per la tua Tesla, lascia stare la Zoe. Quanto nell'acquisto della tua Tesla questo piccolo paracadute domestico ti ha aiutato, ti ha spinto? Sinceramente poco, nel senso che a me piaceva molto l'idea del poter avere un mezzo che mi permettesse di entrare anche dove gli altri devono pagare per entrare. Esempio Milano. Io spessissimo sono su Milano e quindi zona C, area C, area B e quant'altro sono sempre soldi che tu non li vedi subito, però li vedi all'inizio mese sulla fattura Telepass, perché a me addebita anche l'area C sulla fattura Telepass. Quello che mi ha spinto più che altro è la possibilità di viaggiare in maniera diversa, essenzialmente. Mi ero un pochino stancato di, come posso dire, avere il rumore nelle orecchie, spendere un sacco di soldi di manutenzione, spendere un sacco di soldi di gasolio, perché voi fate conto che l'anno scorso, prima che mi tamponassero, mi si è rotta la pompa del raffreddamento del liquido in autostrada, sono rimasto a piedi, migliaia di euro per ripararla, dopo 15 giorni mi si è spaccato, poi è stato, aveva già 150.000 km quella vettura, mi si è spaccato il braccetto della sospensione mentre viaggiavo, anche in quel caso, perciò è rimasta a piedi un'altra volta. Io devo dire la verità, con la mia Tesla ad ora, corna, non ho avuto nessun, ma zero inconvenienti. E dal punto di vista economico, come vi dicevo, io ho due abbonamenti, fate il conto voi, 150 più 70 euro, perché io ragiono senza IVA, no? Perciò sarebbero 140 più quello di NDX, non mi ricordo quant'è, però saremo sui 60-70 euro contro i 600 mensili della mia esperienza. Perciò io semplicemente con il risparmio fisico del carburante mi pago una parte di noleggio. E poi per aggiungere il vantaggio del non avere il bollo, perché è tutto incluso chiaramente nella tariffa di noleggio. L'altra cosa è avere sempre la possibilità di schiacciare ed andare, se hai bisogno di fare un sorpasso lo fai senza problemi. Sono tutte piccole cose che fanno la differenza. Ma vi faccio un esempio stupido anche dal punto di vista dell'intrattenimento. A me, mio figlio, come diceva Adale, io ho due figli, uno di 17 e uno di 13. Il grande ama recitare e quindi il venerdì con i suoi amici vanno a lezione, fanno parte di una piccola compagnia, vanno a lezione e io la sera alle 6:30 li vado a prendere. Quando ci sono io, perché a volte mi capita di essere all'estero, è festa, perché la macchina si trasforma in un karaoke e da Novara Centro, dove vivo io, che sono 15 chilometri, i ragazzi cantano come dei pazzi, no? Perciò questa è una scemenza che però fa differenza. Certo. E perciò sono stati tanti i fattori che mi hanno portato lì. Io devo dire la verità, ho guardato anche altre vetture, sono rimasto un attimino ed ero indeciso tra l'EQC della Mercedes e Model. A me piace di più Model 3 di Model Y, devo dire la verità. Però per l'uso che ne faccio,
una macchina con la guida alta è più fa più per me, certo. Anche perché ormai sono anziano, ho 53 anni, perciò quando fai tanti chilometri, se sei comodo viaggi bene, se sei scomodo diventa un problema. No, è interessante, stavo proprio, adesso scusami Andrea, faccio questa osservazione, nel senso tutti gli elementi che mi stavi dicendo io ero pronto a controbatterli dicendo ok, ma perché Tesla? Cioè, a parte, vabbè, l'elemento supercharger che abbiamo citato prima, che comunque adesso sono aperti, quindi in teoria, però tutti gli elementi erano a favore dell'elettrico, cioè la ripresa e il bollo e i problemi che in teoria, avendo meno complessità, cioè mi stavi dando tutti degli elementi elettrici pro elettrico che sono sicuramente importanti. Poi hai tirato fuori l'entertainment, e sull'entertainment sappiamo che proprio non c'è storia. Ed è veramente carino vedere come piccoli dettagli di tutta l'esperienza Tesla possano fare al caso di utenti diversi. Cioè, per esempio, nel tuo caso, con tuo figlio, quell'elemento ti rimane impresso nella mente. Cioè, è un elemento che nella tua vita quotidiana ha un ruolo importante. Quando magari per un altro utente Tesla dice, ah, ma c'è quella funzione? A me non me ne frega niente, cioè nel senso, magari è completamente disinteressato ed è interessato ai giochi, non lo so, sì, certo. Vuole giocare con i videogame. Quindi stavo aspettando proprio che tu arrivassi a quello, all'elemento distintivo per cui avessi scelto Tesla invece di... Poi ovviamente non l'hai scelta, lo stai dicendo, anche avevi preso in considerazione Mercedes, eccetera. Però il punto è, che cosa ha veramente giocato un ruolo decisivo per Tesla? Cioè, nel senso, hai visto i numeri? Perché immagino che, come tutte le persone, hai visto i numeri. Cioè, capisco che il Mercedes, magari gli interni sono fatti in un altro modo, ho tutte le solite storie, assolutamente. Però quando si va sul pratico, quando si va sulla efficienza, quando si va sui veramente rapporti qualità-prezzo, perché poi, per l'amor di Dio, bisogna valutare anche quello. Vediamo quanto costa un Mercedes con le stesse performance di una Model 3, cioè, o di una Model Y in questo caso. No, è verissimo, è vero. Ma anche perché, come vi avevo detto prima, non so se eravamo già in onda, come vi ho detto prima, alla fine ho fatto 37.000 km con 173 watt-ora al chilometro di consumo medio, cioè chilometro 13, io l'ho comprata che aveva 13 km, a chilometro 37.000. Il contachilometri A non è mai stato fermato, non è mai stato interrotto, e quindi ho un'autonomia vera. Mm-hmm. No? Perciò aggiungo una cosa, gomme invernali / gomme estive. Ecco, io adesso sono un po' arrabbiato perché ho dovuto rimettere su le gomme invernali, che sono un pochino più rumorose di quelle delle estive che avevo su. Io avevo le, non so se si può dire, sì. Avevo le Hankook, le Ventus 3 SUV, ed erano veramente super super silenziose. Adesso su delle Goodyear invernali la differenza si sente. Ecco, si va a valutare la differenza. Adesso quello che onestamente, se dovessi passare alla Model 3, quello che mi farebbe passare alla Model 3 sarebbero i sedili ventilati. Ecco, i sedili ventilati per me, soprattutto per uno come me che viaggia, sono un killing factor, perché quest'estate chiaramente era un disastro. L'altra cosa che mi piace molto è che hanno messo anche il doppio vetro dietro, perciò abbassano ancora di più i frusci aerodinamici. Davanti con la mia si sente, cioè il doppio vetro la differenza la fa. E non capisco perché non mettano i Matrix, questo non, oppure c'è la leggenda metropolitana che i Matrix siano già sia nella 3 che nella Y, ma non siano abilitati. Questo non lo so se è vero piuttosto che no, però anche quello potrebbe essere comodo. E poi mi piacerebbe anche che magari abilitassero i fendinebbia, che ormai per me sono sempre più inutili con i sistemi di illuminazione attuali, come cornering lights, come luci di svolta, no? Per allargare il campo visivo di notte quando si svolta. Questo non mi spiacerebbe. Mm.
Questo è un bel suggerimento, Cristiano. È carina, perché poi è abilitabile via software senza tanti problemi. Sì, non penso sia particolarmente complesso da fare, però devo dire che abituandosi alle cornering lights, effettivamente il loro perché ce l'hanno. Ecco, questa era proprio una delle domande che ti volevo fare, no? Una delle cose che magari viene spesso chiesta era che cosa ti può mancare, che cosa ti manca della vecchia vita, diciamo, con un'auto non Tesla, no? Questa potrebbe essere una delle cose, no? Il cornering lights. C'è qualcos'altro che dici, ecco, sai, prima mi trovavo meglio su questa cosetta che qui deve migliorare. Allora, io prego che con queste API abilitino Apple CarPlay, anche se al momento ho risolto con questa scatoletta. Ho questa scatoletta e con questa, è vero, come dice Ale, è laggoso, però il suo porco servizio lo fa. Mi piacerebbe che abilitassero quello e poi onestamente non ho altre particolari richieste. Sinceramente, perché ora come ora, secondo me, ma almeno io sono super soddisfatto. Devo dire la verità, non ho nessun genere di dubbio, perplessità o Ti è qualcosa ricapitato di. di dover riguidare un'auto termica dopo? No, non più. Sì, scusami, sì, perché io viaggio spesso all'estero e quindi mi è capitato di guidare in Spagna noleggiando una vettura ibrida plug-in e devo dire never ever ever, proprio mai più, nel senso che mi sono abituato così, mi trovo bene così. Questa macchina era una Lynk & Co, me l'hanno data completamente scarica, non ho potuto caricarla da nessuna parte, no, in Spagna, perché chiaramente non mi hanno dato una card o qualche cosa, ci mancherebbe, però alla fine avevo una macchina che faceva 10 con un litro e quindi non lo so, io mi sono abituato a questo, poi devo dire la verità. A casa mio padre doveva cambiare il suo Peugeot 2008 che aveva dal 2015 e ha comprato anche lui una vettura elettrica. Ha comprato una Cinesona elettrica e si trova benissimo. E si trova bene. Ha preso un MG4 e si trova proprio bene. Si trova bene. Ecco, devo dire la verità. Per una persona che parte da zero, magari è completamente un altro mondo, perciò bisogna rientrare nella mentalità. Vi faccio giusto un piccolo esempio stupido. Per i miei genitori è stato uno scoglio, il primo scoglio che si sono trovati davanti è stato fare la carta di credito, perché loro non avevano una carta di credito. Loro sono a casa, sono pensionati, quindi non hanno grosse. E quindi lo scoglio che hanno fatto, che hanno dovuto superare, è stato quello. Chiaro, poi avevano me che poteva dargli una mano, che gli ha spiegato come fare l'abbonamento e quant'altro. Poi devo dire che mio padre è uno che viaggia sempre su YouTube, si informa e quant'altro. Infatti, una sera torno dal lavoro e mi dice: "Hai visto Bicharge che ha chiuso l'abbonamento nostro a Scalare, adesso cosa facciamo? Però sai, ho visto su YouTube, probabilmente farò A2A, cosa ne dici? Lo facciamo assieme?" Giusto per farvi un esempio, no? È chiaro che se arrivi dalla benzina senza nessun genere di informazione e senza, sì, di nessun genere di informazione preventiva, sarà un disastro, sarà un disastro. Eh sì. Bene. No, mi è venuto in mente parlando prima Andrea quando faceva il discorso delle mappe dei Sì. charger, che è vero che
come dire, mediamente i caricatori più veloci dai 150 kW in su sono anche abbastanza affidabili, anche perché hanno un costo di un certo tipo e è difficile arrivare a una Frito X e trovarla, casomai la puoi trovare occupata, quello è un altro discorso, perché magari sono 4-6 postazioni in un supercharger, 4-6 postazioni sono i supercharger quelli proprio il corner, no? Però una delle notizie che abbiamo da dare oggi è che Tesla si è messa a vendere i supercharger. Ah, sì. È una roba che può avere un impatto clamoroso, questa qua. Cioè, negli Stati Uniti ha ricevuto il primo ordine inatteso, perché da quello che si è capito loro non avevano idea di venderli, però quando gli è arrivata la proposta hanno detto beh, 100 milioni di dollari, buttali tra via. Tra l'altro non dall'ultimo della fila, dalla BP. Esatto. È un colosso, cioè, capite? E secondo me Elon, che è un dritto, apre un ennesimo fronte, che è quello della vendita dei suoi supercharger a terzi. E non è mica male, eh? E pensate anche, i supercharger da un po' di tempo li vendono anche, tra virgolette, prefabbricati. No, che devi fare, arrivano già quasi solo da collegare, non devi fare grandi lavori e quindi questa è una cosa che gli altri non hanno. Intanto poi sarebbe interessante sapere i prezzi, perché noi sappiamo che i caricatori ad alta potenza costano tanto. Se i caricatori Tesla fossero concorrenziali rispetto agli altri, anche sotto altre marche, cioè, si aprono degli scenari clamorosi rispetto alla gestione via software da parte di Tesla, alla affidabilità, può cambiare tutto, secondo me, può veramente cambiare tutto. E per noi sapete che figata è andare a caricare schiacciando il bottoncino e basta. No, è una bomba di notizia questa, effettivamente apre un fronte, come ha detto Cristiano, che fino alla scorsa settimana non avevamo mai considerato, ma potrebbe essere la nuova frontiera ulteriore di Tesla Energy, perché sappiamo che Tesla Energy è un colosso silente, che tra l'altro, se guardiamo ai dati dell'ultimo trimestre, ha ricevuto veramente una crescita folle, quindi tutti si sono concentrati sui margini per la vendita delle vetture che si stanno riducendo. Parliamo dei margini di Ford? Ale, se vuoi ti lascio introdurre quanto Ford guadagni per ogni auto venduta. Non è messo male. Ecco, diciamo che da ligure è una notizia che, come Fonzi quando diceva ho sbagliato che non riusciva a dirlo, non riesco a dirlo. La parola perdita proprio mi fa star male. Ma tra l'altro una perdita importante, notevole. Notevole, aspetta che devo aprire la notizia. Questa... Sì, ma aspetta che non trovo. Era alta la sì, perdita per una... ogni auto. Quant'era, 30, Andrea? 36.000 euro per ogni auto. Una Tesla Model 3 perdono per ogni auto venduta praticamente. Ma dai, adesso sto esagerando, però insomma. Ma sì. Una Zoe. Un MG4. Esatto. Ma quando si legge che stanno chiudendo delle fabbriche di auto elettrico, stanno licenziando e dicono perché hanno pochi ordini, cioè può essere anche questo il motivo, ragazzi, possono essere i margini, cioè i margini che ha Tesla gli altri se li sognano. Tesla ha lavorato prima di tutto sulla catena produttiva. E anche per quanto riguarda, tra l'altro, i supercharger, tornando al discorso di prima, anche lì i margini saranno di più, perché Tesla ha una catena produttiva per i supercharger che gli altri, volenti o nolenti, non hanno in piedi, quindi chiaramente lo riescono a produrre a una frazione del costo, un prodotto che è equivalente, se non addirittura superiore, per quanto riguarda le funzionalità, l'affidabilità, eccetera, eccetera. Quindi anche lì dovesse entrare prepotentemente nel mercato, mi immagino che saranno dolori per chi produce colonnine. Sì. Assolutamente sì. E, a me mai... Vai, Cray. Secondo me poi la ciliegina sulla torta da parte di Tesla sarebbe fare degli abbonamenti tipo B-Charge.
perché a quel punto uniresti un network super affidabile di ricarica con un prezzo o una tariffa specifica per chi vuole utilizzarli in maniera continua, continuativa, e lì sarebbe, secondo me, sarebbe la killer application. Che è l'unica cosa che manca alla fine, perché in fin dei conti il network c'è ed è affidabile, non c'è nulla da dire. Manca soltanto la possibilità di sfruttarlo, cioè se io avessi la possibilità di avere un abbonamento, non dico super conveniente, però logico, con che ormai con i prezzi che avrà Bcharge diventa anche competitivo, certo. Supercharge. Mm-hmm. Però è chiaro che avessi la possibilità di avere un abbonamento a scalare, piuttosto che, allora io non ci penserei su due volte, utilizzerei solo ed esclusivamente Supercharger. Anche perché Supercharger non hanno e non l'hanno come costo l'interoperabilità. Esatto. Che è un fattore di costo non da poco per quegli abbonamenti. Però quello che sappiamo è che quando tu vai in giro e giri l'Italia, io fino a pochi giorni fa contavo solo sui supercharger andando in giro. Ero tranquillo. Una tranquillità sì, che sì, non sì. Mi danno le altre colonnine. Quindi sarebbe, sì, potrebbe essere un'idea. Poi loro finora l'hanno declinata in maniera diversa per gli utenti non Tesla, un fee mensile per darti accesso alle tariffe Tesla. Però potrebbe essere anche lì una cosa che spacca il mercato. Sì, sì. Ma tra l'altro vi dirò, mio padre usa anche lui Supercharger. Gli capita di usare Supercharger, chiaramente, e dice, ma che figata è? Io arrivo lì, faccio, non devo presentare la card, l'NFC, né niente, arrivo lì, sono a posto, seleziono soltanto dall'app la colonnina alla quale sono, ed è finita lì e funziona. A volte magari ho un pochino più di problemi con un NLX, piuttosto che non parte subito, e quindi mi telefona incavolato, come si fa? Capite? E cioè proprio è una mentalità veramente alla Apple dei primordi, no? La famosa what you see is what you get, quello che vedi è quello che ottieni, l'esperienza che vuoi è quella che hai. Ecco, io devo dire che con Tesla il what you see is what you get è vero, è la realtà. Posso introdurre una domanda che ha fatto un ragazzo sulla chat, che è interessante, e dice, premetto che vorrei prendere la nuova Model 3, mi sono un poco spaventato per il problema che c'è stato di infiltrazione d'acqua su una batteria Model Y in Scozia, e della negazione della garanzia da parte di Tesla, che ne pensate? A parte che io non conosco la notizia, quindi dovrei andare a recuperarla, ma voglio rispondere in maniera generica, visto che mi ricollego a questo, con un problema che c'è stato su una Zoe che ha preso fuoco questa settimana, o comunque nei giorni precedenti, qui nel Padovano, se non ricordo male. E ovviamente mi hanno mandato, cioè, ho ricevuto il link da parte di altre persone, ecco, tipo, no? E tutti questi ragionamenti di è successo questo singolo caso, chiaramente sono da prendere con le pinze, non perché non sono veri, perché ci mancherebbe che non siano veri, ma perché purtroppo la statistica e i grandi numeri possono far sì che queste cose possano capitare su tutti i veicoli, non solo su Tesla. Con la differenza che, giustamente, come Gianluca dice, poi risponde a questo ragazzo che aveva fatto la domanda inizialmente, che nel momento in cui dovesse succedere a Tesla è Insta, prima pagina, grande notizione, grande coso. Se succede a qualsiasi altro brand, normalmente la cosa passa un po' in sordina. Tra l'altro aggiungo una piccola parentesi, visto che poi rispondo un po' indirettamente, perché sicuramente le persone che mi hanno mandato il link della Zoe che ha preso fuoco non ascoltano questo podcast, ma non importa, sia mai che. Mi sono poi informato così, no? Sono andato a vedere un po' di dati. Non ho speso molto tempo, però vi dico quello che ho trovato. In Svezia, un attimo solo che recupero, hanno fatto uno studio che ha analizzato 611.000 auto elettriche e 4,4 milioni di auto tradizionali, quindi o a diesel o benzina,
per vedere gli incendi che si sono stati fatti nel periodo dello che lo studio ha analizzato, ok, no? Il risultato è stato che lo 0,004% delle auto elettriche ha preso fuoco, mentre lo 0,08% le auto termiche. Allora, se volessi essere un po' vizioso, vi direi che le auto termiche prendono fuoco 20 volte di più delle auto termiche, delle auto elettriche, scusate. Che è vero, perché da 0,004 a 0,08 c'è una differenza di fattore 20. Però posso dire che è una sfiga in entrambi i casi. Cioè lo 0,08% è veramente pochissimo anche nel caso delle termiche. E andarsi ad focalizzare in entrambi i casi, termica o elettrica che sia, proprio su quella sfiga della volta che ti prende fuoco, secondo me è come dire, non so, vado a mangiare in un ristorante super mega stellato, però non mi piacciono le posate. Non lo so, hai capito? Cioè è proprio una cosa che non ci sta dentro, hai capito, nel ragionamento. Chiudo il discorso. No, hai ragione, ma ti dirò, io mi definisco un uomo da marciapiede, no? Perciò sono spesso in autostrada e devo dire che ho visto parecchie auto bruciare con il proprietario dietro sconsolato, ed erano la maggior parte di questa erano di macchine tedesche di Monaco di Baviera. Okay. Cioè, voglio dire, noi viviamo nel mito dell'auto tedesca, che è il top del top del top. È una vettura come un'altra, che ha problemi come un'altra, che prende fuoco come la Zoe, che prenderà fuoco come la Ferrari SF90, perché anche le Ferrari prendono fuoco. Quante volte abbiamo visto il video di una Ferrari che ha preso fuoco? Capite? È intrinseco nella combustione, fisica di una vettura, della combustione, che possa creare in alcuni casi queste problematiche. Che poi anche nel caso della Ferrari probabilmente c'è un po' l'effetto Tesla, cioè una Ferrari che prende fuoco fa più notizia di una Zoe che prende fuoco. Quindi io ho portato un mio amico che aveva una Ford Focus a comprare la macchina nuova, perché gli aveva preso fuoco la macchina spontaneamente in parcheggio. Però seguendo il ragionamento che ha fatto Andrea prima, era la prima volta che mi capitava, sì, mi era capitato di vederla in giro, però un'esperienza diretta mi è capitata per la prima volta a 50 anni, o mi dico, se le auto elettriche, come è vero che è, prendono fuoco 10-20 volte meno, vuol dire che per vederne un'altra devo campare 500 anni, lo prendo come un augurio. Certo. Insomma, ecco. Certo. Bene. No, è assolutamente di discorso importante, che addirittura adesso è piacevole vedere in chat utenti che sono interessati all'acquisto, tra l'altro, della nuova Model 3, quindi anche lì ci sono talmente tante variabili che pensare di cadere nella statistica sfortunata è ancora più difficile da calcolare, cioè non è proprio possibile, cioè devi capire troppe cose. Se volessi andare a scovare il motivo, dove è stata fatta quella Model Y, dove, quando, con che batteri, cioè è davvero troppo complesso. Uno dovrebbe essere, diciamo, abituato a pensare che il prodotto nuovo, l'ultimo lanciato, dovrebbe essere il migliore, il più sicuro e tutto il resto, quindi anche lì dovrebbe esserci una sorta di sicurezza in più, anche se la sicurezza, come ha detto Andrea, c'è a priori, perché stiamo parlando di eccezioni delle eccezioni delle eccezioni. Certo. Quindi io lo tranquillizzerei e direi, ragazzo, questa nuova Model 3 la fanno a Shanghai, mi sembrano veramente molto in gamba. Io sinceramente valuterei di vedere l'esperienza generata da un'acceleratina o una guida tranquilla, secondo me ti convincerà e ti libererà la mente da qualsiasi paura, questa è un po' l'idea. Invece no, volevo chiudere il discorso. Una cosa, tornando per chiudere la notizia, quello che diceva Andrea prima, cioè la macchina a cui non è stata riconosciuta la garanzia... Sì. Ora, anch'io l'ho letta un po' en passant, perché quei casi lì andrebbero poi analizzati bene, capire cosa è successo, perché faccio una banale digressione. Se quando vanno a vedere la macchina viene fuori che ha preso un colpo forte sotto, quella non passerà mai in garanzia con nessuna casa,
perché se gli hai dato un colpo e si è aperta per quello, è come se porti un televisore che non funziona più in garanzia con col vetro rotto davanti, è evidente che non te lo passano in garanzia. Altra cosa invece è, secondo me, da sistemare il fatto che ti facciano un preventivo di spesa per capire cos'ha la macchina. Ecco, quello francamente non mi è mai capitato da nessun meccanico. Cioè, quando io porto la macchina dal meccanico, la guarda e mi fa un preventivo per aggiustarla. Non è che mi dice, per guardartela ti prendo 100 euro, cosa che a me è capitata con l'assistenza Tesla, tant'è che non ce l'ho portata. Però, Scusami Ale se ti interrompo, a me è capitato l'anno scorso con DS, cioè ho portato la macchina, avevo un problema, mi hanno detto guarda, per mettertela sotto banco, sotto tester, ti costa 90 euro. Adesso non mi ricordo più il prezzo, io penso che si stiano sempre più orientando tutti verso quella politica lì. Perciò a me è capitato. Nel mondo Tesla ciò può aver avuto una ragione nel fatto che molti aprivano, specialmente con le macchine in garanzia, ticket a nastro e anche un po' a caso. E quindi chiaramente sono corsi un po' a ripari, perché un po' di tempo fa non lo facevano. Quello che non so, e quindi metto un punto di domanda, se poi nel caso di riparazione quella voce viene tolta dal preventivo, cioè se la paghi solo se poi non fai riparare la macchina. Io per esempio ho un leggero cigolio probabilmente da un braccetto degli ammortizzatori, mi è stato chiesto credo tra i 150 e i 200 euro per la diagnostica, ho detto manca no, cioè quando cigola un po' di più ve la porto, ecco. Però è così. Bene, ti faccio una domanda che è arrivata in chat per quanto riguarda il tuo caso d'uso, che insomma è prettamente autostradale e mi interessa anche a me saperlo. Quanto è importante l'autopilot nella tua guida quotidiana? Ecco, allora, qui secondo me si apre un annoso capitolo. A me l'autopilot Tesla non piace molto, okay, devo dire la verità, perché già il fatto che semplicemente mettendo la freccia me lo disinneschi e poi io debba rinnescarlo subito dopo, per me è un po' una rottura. La macchina che avevo prima, che non aveva un autopilot, chiamato autopilot diciamo, ma aveva il cruise adattivo più il centraggio della corsia, che non è nient'altro di quello di cui stiamo parlando anche con Tesla, nel momento in cui mettevi la freccia non ti sganciava tutto il sistema, perciò nel momento in cui cambiavi corsia lei si ricentrava, okay, si ricentrava in automatico e finiva lì. Ecco, perciò lo mm-hmm. uso molto, però devo dire che io lo uso semplicemente come cruise adattivo. Mi capita, okay, mi capita molto di più. Ecco, un'altra cosa che noterà nel momento in cui acquisterà una model non so che cosa, dalla 3 alla X, è che i cartelli stradali in Italia sono messi giù con i piedi. Perché, sì, perché ci sono delle strade a scorrimento veloce o delle provinciali che hanno limiti di 60 all'ora, 30 all'ora, e quindi se tu vuoi usare la modalità autopilot che ti imposta la velocità seguendo il cartello stradale sei già fregato, nel senso che non ha senso, voglio dire, ma questo non è un problema di Tesla, ma è un problema di come l'Italia, certo, di come lo Stato italiano ha distribuito la cartellonistica stradale. La cosa più comune è, uscendo dal paese, vedere la mancanza della fine del limite di velocità. La cosa più semplice è quella. Manca, e quindi per Tesla il limite è 50, 30, quello che è, e continua a mantenerlo, perché nessuno le ha detto di andare a 90 all'ora. Lei, diciamo, sta facendo le cose giuste. Esattamente. E infatti anche con mia moglie ne parliamo spesso e volentieri, no, di questa cosa, di cazzarola. Però, scusate il francese.
però hanno fatto proprio con i piedi questa cartellonistica stradale. Sono dei limiti che non hanno senso, non hanno senso. Ecco perché io la uso molto di più col cruise adattivo. Ma invece come, diciamo, centraggio della strada, perché sento molto spesso persone che hanno provato, magari arrivano da Volkswagen, Volvo, che comunque hanno i loro sistemi, diciamo, però mi dicono che quando provi Tesla il mantenimento della corsia è molto più fluido, diciamo, molto meno pingpongoso. Sì, è vero, è vero, sono d'accordo, questo sono d'accordo. Ok. Non è male, cioè funziona bene, non possiamo dire funzioni male assolutamente. L'unica cosa è quella, no? Il Quella della fatto che freccia, tutte le volte ok. che io metto la freccia mi si sgancia. E la questione sensori? Ah, la mia ce li ha, io. La mia ce li ha e sono contento. Tra l'altro siamo all'assurdo, no? Perché Tesla Vision ha preso ancora una volta come sistema di sicurezza 5 stelle. Punteggio più alto per i test fatti sulla Model Y, poi però non riescono ancora a sistemare quella cosa lì. E invece sta per arrivare, secondo me, un aggiornamento molto importante, il 2023.38. Io al momento ho la 2023.32.9, che aggiungerà una funzionalità simile a quella per chi l'ha usata che c'è su Waze, dove viene riportati, diciamo, eventuali ostacoli lungo la strada. Con la differenza che mentre su Waze è l'utente a doverli segnalare e gli altri ricevono la segnalazione, con Tesla sarà Tesla Vision a occuparsi di segnalare quello che succede per strada. Mi viene in mente che stamattina sopra casa mia c'è stata una frana e quando provo a passare io viene rilevato come ostacolo e chi dovesse venire dopo lo vedrà come ostacolo e questa secondo me è un'ottima cosa. Non so quando arriverà. Come anche Vediamo. il sistema di monitoraggio della stanchezza, quella è un'altra cosa che secondo me aiuterà. Sì, a me mi suonerà sempre, sono una tragedia quella roba lì quando la implementeranno. Non potrò andare da nessuna parte. Io ce l'avevo già sull'altra, devo dire che a volte, un paio di volte mi ha sgamato. Bene, nel senso, cioè male che ti ha sgamato perché vuol dire che eri stanco, ma bene perché vuol dire che ha funzionato, insomma. Abbastanza. Sì. Sì, Bene. bisogna capire i falsi positivi, ecco, immagino che tutti gli ostacoli ogni tanto verranno confusi, non saprei, bisogna È capire arrivato quando l'agente l'aggiornamento dirà. in diretta, ragazzi. È arrivato in diretta. Beh. È arrivato in Vedendolo. diretta l'aggiornamento. Vabbè. Beato te, a me non ancora. Proprio quello lì. Aspetta che vado attiviamo l'hotspot. Sapete un'altra cosa che io ho notato che è migliorata davvero tanto? Dalla prima volta che ho preso la Tesla, che ho noleggiato una Tesla in prova ad ora, la gestione delle frenate fantasma. Adesso non ce ne sono proprio veramente più e quando capita, capita perché succede qualcosa di inaspettato per il sistema e allora a quel punto lui preventivamente frena, però mi è capitato la prima volta che avevo noleggiato la Model 3, perciò si va indietro 2 anni fa. Quella aveva l'autopilot avanzato e ho detto: no, se è così, sto sistema non funziona perché ogni 2x3 inchiodava veramente in autostrada. Era veramente, non dico inutilizzabile, però mi spaventavo. Probabilmente perché poi non aveva ancora preso il mio modo di guidare, bla 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 bla. Adesso invece devo dire che, come vi dicevo, in un viaggio di 1500 km, 2 o 3 settimane fa, mi è capitato una volta. Wow. Ma tra l'altro, giusto proprio perché parlavamo adesso di aggiornamenti, anche questo approccio qui dell'aggiornamento dell'auto via OTA come se fosse un iPhone, un telefono Android, insomma, questo approccio ha giocato anch'esso un ruolo importante Sì, per la tua. Cioè il fatto di avere. Cioè, assolutamente perché sì. noi parliamo dal punto di vista un po' tech, no? Che diciamo il telefonino si aggiorna, ma l'idea che l'auto diventi meno vecchia o nuova. Con ogni aggiornamento, perché questa volta hanno introdotto questo, magari in futuro arriverà una
una funzione ancora più clamorosa che magari va a toccare l'hardware, non per forza solo l'intelligenza della Tesla stessa nell'autopilot o nell'interfaccia utente. Questo aggiornamento ti dà una sensazione ogni volta di... Soprattutto perché funziona. È un aggiornamento. È un aggiornamento che diventa trasparente e funziona. Cioè, io vedo altri gruppi dove per fare l'aggiornamento devi portare la macchina là, te la tengono al concessionario, te la tengono 10 giorni e poi quando torni non sai neanche se funziona. Nel nostro caso devo dire che Ale proprio in questo momento ne è testimone, sta scaricando e tra una mezz'oretta avrà la sua macchina aggiornata con la funzione antistanchezza. Sparo una scemenza. Sì, sì, no, beh. Però diciamo che è un altro, come posso dire, un altro tassello in più che ti dà un'esperienza completamente diversa rispetto alla concorrenza, perché effettivamente tu hai sempre una macchina nuova. Io mi ricordo, io seguo il podcast dalla puntata 1, quando voi due non c'eravate, e mi ricordo quando gli update di Tesla, gli over the air updates di Tesla, si concentravano sull'efficienza della macchina, cioè andavano a lavorare sui motori elettrici per renderli più efficienti, garantire più efficienza in generale, piuttosto che performance, perché c'era stato anche un update che ha dato più performance, più cavalli alla macchina. Perciò quando mai ti capita di poter fare una cosa del genere in una... Esatto, io me ne ricordo qualcuno, è vero. Sì. Però anche voi confermate, no, quello che sto dicendo, cioè non sto sparando scemenze. Wow. L'unica macchina al mondo che diventa più veloce col tempo era stata il Model 3. Anche se adesso l'hanno castrata 201, Quella nuova, sì. È in ottica... Accidenti. In ottica della performance, però, Sì. Però vedi, anche questo elemento qua uno non ci pensa, lo dà per scontato, però è solo non elettrico, è solo Tesla o comunque poche altre, cioè magari mi immagino la NIO, per l'amor del cielo, immagino che in Cina riceverà aggiornamenti alla grande, Polestar con Android probabilmente arriverà anche lei a ricevere con una fluidità totale gli aggiornamenti che miglioreranno tutti questi dettagli. Ma ad oggi non è una sfida endotermico e elettrico, è proprio una sfida Tesla e tutto il resto. C'è tutto il resto a questi livelli. Boh. Ah, è un po' come, scusatemi se vi interrompo, è un po'... Io mi ricordo che voi avete detto più di una volta che il vantaggio di competitivo di Tesla è di circa 5-6 anni, 7 anni rispetto alla concorrenza. È la verità, è un po' come in questo momento Red Bull contro Ferrari e contro tutto il resto. Loro sono avanti con il loro progetto X anni e sarà difficile per gli altri competere. La stessa cosa per Tesla. Poi ci arriveranno tutti, chi più chi meno, però dovranno piangere lacrime e sangue un po' come ha fatto inizialmente Tesla, perché anche Tesla, non illudiamoci che ha pianto lacrime e sangue. Ah sì, tranquillamente. A rischio bancarotta come se fosse all'ordine del giorno. Poi dall'altro lato hanno uno che è abbastanza pushy come Elon, che a volte con le sue sparate fa morire i suoi ingegneri. Quindi volevo farvi giusto una domanda. Come si è visto il video, la mia ripresa? Il mio collegamento era fluido? Perfetto. Sì, certo. Con Starlink. Sì, io ho Starlink da 2 anni perché nella mia zona non c'è fibra e quindi e anche avevo Eolo prima, ma non era il top. E l'unica alternativa perché mia moglie da dopo Covid lavora ormai in smart 3 su 5, 3 giorni su 5, e quindi aveva bisogno di una connessione affidabile e abbiamo fatto Starlink. Ti vediamo Devo dallo spazio. Ti vediamo dallo spazio. Pensa che giro sta facendo sta comunicazione per arrivare a noi. Che figata. Però spazio.
o nell'ospizio, vista l'età nostra, però insomma. No. No, io sono il più vecchio, eh. Io mi fregio l'onore di essere il più vecchio. Bene, bene. Va bene. No, tra l'altro hai citato Formula 1, giusto proprio così, notizia di contorno. Elon è andato a vedere il GP, il Gran Premio di Austin. Come poteva presentarsi, secondo voi? In bicicletta? Arrivare con l'autobus? Ma no, ovvio. Arriviamo col Cybertruck. Che flexone. Cioè, sono saltato? L'audio c'è, vai tranquillo. Provo a far manovra tra 100 persone che gli rompono le scatole con questo madonnone enorme, cioè veramente incredibile. Però anche lì si dice sempre che Tesla debba iniziare a fare pubblicità, a creare awareness, no, intorno al prodotto, spiegare il prodotto. Io onestamente credo che serva una componente pubblicitaria. Però con uno che ti si presenta così e ti attira tutte le telecamere e ti fa fare tantissimi contenuti, social, foto, TikTok, tutte ste robe qua, semplicemente con un veicolo, andando in un luogo, capisci anche che una volta che il 30 novembre uscirà sto bestione sulle strade, diventerà il cartellone pubblicitario mobile di Tesla. Perché la gente vedrà sto affare e dirà: che cos'è? È una macchina, è un prototipo. Fermerà magari il proprietario, gli farà una domanda, gli dirà: ma è tuo? Si può acquistare? Sì, sì, è una Tesla. Perché ricordiamolo, sul Cybertruck non c'è scritto da nessuna parte Tesla. Quindi uno non sa che cosa sia quell'affare. Cioè non lo può riconoscere, non può andare a cercarlo così. Ma chiedendo si informerà, andrà sul sito, scoprirà Tesla. Perché molta gente ad oggi non la conosce, ha bisogno di andare sul sito anche solo a vedere l'offerta. E così facendo, voilà, si troverà di fronte a un nuovo mondo, mondo teslaro. E quindi il Cybertruck è un cartellone pubblicitario. La pubblicità di Tesla arriva il prossimo mese, secondo me. Così. Molto bene. Io andrei verso la chiusura, anche perché ha finito di scaricare l'aggiornamento, così proviamo le nuove funzioni. Ringraziamo tutti, grazie Cristiano, ma noi intanto ci rivediamo presto. E grazie a voi. Niente, condividete il podcast, guardate sempre in descrizione che c'è cose interessanti e ci becchiamo tra una settimana. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi.